Sì, prima io voglio fare un gran saluto a Frosinone Calcio e a tutti i tifosi della città, poi forse a Frosinone. Frosinone è tipo una piccola realtà come Sassuolo dove sono cresciuto, quindi ero proprio molto molto contento di affrontare questa nuova avventura. Con spirito molto molto grande e combattente, perché so che quest'anno Frosinone fa la Serie A e Serie A non è un campionato per le fighette, quindi io ho già vissuto 2 anni, lo so come, quindi sono già pronto di affrontare questa avventura proprio con spirito molto molto forte e giusto. Sei stato il primo acquisto in ordine cronologico per quanto riguarda il Frosinone, per te è una responsabilità in più. Sì, sempre quando cambia la maglia c'è sempre l'occhio puntato su di te, quindi lo so che è una grandissima responsabilità su di me, quindi devo sempre andare in ritiro a lavorare e essere pronto per questa responsabilità. Raman, un giocatore delle tue caratteristiche si potrebbe adattare bene in un ambiente caldissimo come quello del Matusa, dove il pubblico ti dà una carica che forse tu ancora adesso neanche ti immagini. Sì, però devo ancora sentire com'è il calore dello stadio, quindi lo sai che mi daranno proprio la carica. Tu hai già giocato in Serie A, no? Anche se non molto, però un po' di esperienza e le partite le hai viste. Il gap con la Serie B. Se hai avuto modo di vedere anche un po' di partiti di Serie B, lì avevi il Bologna, avevi il Carpi, cosa ci puoi dire? Questa Serie A fa veramente paura o la differenza può essere chiusa con un buon impianto di gioco? Paura? No, non fa paura, no. Il calcio è sempre il calcio giocato dovunque, però deve sempre essere A, è sempre Serie A, perché ci sono i giocatori con grandissime qualità, ogni piccolo errore che fai ti fanno pagare, quindi anche tu devi essere molto molto preparato per essere a livello, anche a livello di loro. Allora Raman, abbiamo detto che troverai sicuramente una città caldissima, tu però hai fatto capire che hai tanta voglia di rimetterti in discussione e di conquistarti una maglia da titolare. Eh sì, sono molto molto preparato e pronto per questa nuova avventura. Lo so che non sarà facile, quindi devo davvero sudare e lottare per dimostrarmi quello che valgo e di guadagnare un posto da titolare. Sicuramente il mister avrà una rosa abbastanza importante, detto che nella rosa conosci già qualche giocatore, Pigliacelli e Rosi su tutti. Che squadra pensi di trovare qui a Frosinone? Una squadra molto compatta, preparata, che dopo il ritiro sarà pronto per il campionato. Senti, solitamente l'impianto del Frosinone è il 4-4-2. Tu in questo sistema di gioco come ti trovi? No, io l'ho già giocato 4-4-2, quindi lo so che non sarà un problema per me. L'importante è che devo essere pronto a fare quello che dice il mister. Hai già visto la città, ti sei fatto un giro, sei andato allo stadio, anche se per adesso è off limits al pubblico. Ancora no, però mi sa che dopo mi porteranno un po' in giro. Dalle vecchie esperienze che hai fatto nelle tue precedenti squadre, che cosa porterai qui a Frosinone e soprattutto ai tuoi nuovi compagni che sono al debutto nella massima serie? No, io tutte le esperienze che ho fatto, io devo solo venire qua, di essere umile, di lavorare tanto, di mettermi a disposizione il mister e il mio compagno. Quella è la cosa molto molto importante.